Buongiorno a tutti, buonasera anzi spettatori appassionati, come è iniziato, arriva subito il gol dell'Osi San Giuliano che trova un immediato vantaggio, punteggio quindi di 1-0. E prosegue nel possesso, palla svirgolata, libera di nessuno, si avventa sul pallone l'Osi di Giuliano, eccola la conclusione, pallone che rimane lì poi violento verso il campo. Sfera larga, lavora in maniera ottimale la difesa dell'Osi Giuliano e quindi ricaccia indietro il pericolo. L'obiettivo è quello di terminare così e perché no con un gol anche in più di vantaggio il primo tempo, in cui partita equilibrata tra le squadre in campo. Allora si distende la formazione in maglia arancione, la conclusione al volo che trova solo il fondo del campo, arriva qui la fine del primo tempo, 1-0 Osi Giuliano. Ci siamo, ricomincia adesso la seconda frazione di gara tra il Pescara e l'Osi Giuliano, fin qui conduce l'Osi per 1-0, trovato in apertura il gol, partita quindi ancora in bilico ed aperta ad ogni possibile risultato. Si alza più di tanto, la meglio quindi la difesa del Pescara così come quella dell'Osi che va a giocare il pallone in avanti e quindi Vitale tocca in appoggio, ancora Vitale arriva in controllo, poi non trova il modo giusto per attaccare l'area di rigore, gioca il Pescara un po' con il fuoco, riesce però ad uscire, poi in anticipo ancora Albano, la palla quindi larga, palla di peso, eccola la conclusione che sfiora l'incrocio dei pali da parte di Riccio, la formazione in maglia arancione. Pianese allora va al centro, pallone conteso ed è sempre Pianese che lo vince, non calcia, vuole servire il pallone ad Albano, spera che non parte, poi ancora dentro, la conclusione vincente ed il gol dell'Osi Giuliano che trova quindi il raddoppio. Ora si festeggia sugli spalti a marcare quindi Castaldi, 2-0 Osi. Calcio di punizione per il Pescara, si attende solo il fischio del direttore di gara che arriva adesso, quindi la battuta diretta in porta, palla che sorvola lo specchio, di fatto passa vicinissimo al palo, largo sulla sinistra, ancora l'Osi Giuliano a gestire, spazi stretti, la palla è per Vitale, riesce nell'anticipo, allora Vitale si butta dentro, poi cerca compagni al centro, la sfera ancora dell'Osi, conclusione che non arriva, e si prosegue con il possesso, sfera al centro, eccolo il gol! Il gol della 3-0, la chiude qui, la chiude così, l'Osi Giuliano a marcare il gol della 3-0, Riccio, bel gol, stop e tiro, 3-0 il punteggio. Pallone al centro, possesso Osi, con la sfera sua arriva a chiudere ancora il Pescara che cerca il gol per poter ritrovare un po' di speranza, anche se ormai serve un'impresa, la formazione abruzzese. Il contrasto è regolare, il possesso è per Riccio, si allarga, va a cercare l'angolo lontano, sfera che esce sul fondo. Circa una manciata di secondi, circa 30 al triplice fischio, c'è Renzi sul pallone, sale quindi il pressing del Pescara, la palla è forte in avanti, subito Murata, spera che poi trova le mani di Russo, lui ci pensa su due volte, va in avanti, c'è Vitale, bello l'aggancio di Vitale che protegge il possesso del pallone, il tocco quindi in appoggio Pianese, e prosegue l'azione dell'Osi.